Con la legge 29 giugno 2022 numero 79 di conversione del decreto legge 30 aprile 2022 numero 36 sono state definite le modalità di formazione iniziale, abilitazione e accesso all'insegnamento nella scuola secondaria. Gli step. Sono previsti un percorso di formazione iniziale, selezione e prova così strutturati: percorso universitario abilitante di formazione iniziale corrispondente ad almeno 60 crediti formativi con prova finale, concorso pubblico nazionale con cadenza annuale, periodo di prova in servizio di un anno con test finale e valutazione conclusiva. Percorso di formazione iniziale abilitante. Si potrà svolgere dopo la laurea oppure durante il percorso formativo in aggiunta ai crediti necessari per il conseguimento del proprio titolo. Comprende anche un periodo di tirocinio nelle scuole. La prova finale consiste in una prova scritta, analisi critica relativa al tirocinio effettuato e una lezione simulata. Saranno le università a organizzare e gestire i percorsi di formazione. Abilitazione. Consentirà l'accesso ai concorsi che avranno cadenza annuale per la copertura delle cattedre vacanti e per velocizzare l'immissione in ruolo di chi vuole insegnare. Periodo di prova. I vincitori saranno assunti con un periodo di prova di un anno, per superarlo occorre avere prestato almeno 180 giorni di servizio e 120 di attività didattiche. Ci sarà un test finale e la valutazione del dirigente scolastico sentito il comitato per la valutazione. Superamento del periodo di prova. In caso di esito positivo ci sarà l'immissione in ruolo, in caso di mancato superamento del test finale o di valutazione negativa ci sarà un secondo periodo di prova non rinnovabile. Fase transitoria per chi ha 3 anni di insegnamento. Coloro che già insegnano da almeno 3 anni nella scuola statale accedono direttamente al concorso. I vincitori dovranno poi conseguire 30 crediti universitari e svolgere la prova di abilitazione per poter passare di ruolo. Fase transitoria per chi non ha 3 anni di insegnamento. Coloro che non hanno insegnato per almeno 3 anni possono conseguire i primi 30 crediti universitari, compreso tirocinio, per accedere al concorso. I vincitori completeranno successivamente gli altri 30 crediti e faranno la prova di abilitazione per poter passare di ruolo.